e oggi un buonissimo panino col pulled pork alla Luca. Ciao Agnare, bentornati sul mio canale. Oggi faremo un bel panino col pulled pork. Iniziamo con la salsa. Faccio una salsa barbecue fatta da me. Iniziamo subito. Ho già messo il burro e olio. Andremo a far sciogliere tutto il burro e aggiungiamoci cipolle e aglio e facciamo rosolare bene. Cominciamo a mettere un po' di ketchup. Tabasco abbondante. Paprika affumicata. Paprika dolce. Un po' di pepe bianco. Un filo di noce moscata. Aceto di mele. Senape di Digione, mi raccomando, che è la più buona. Zucchero di canna brown, che secondo me è il più buono. Sale. E per ultimo un po' di miele della mamma. Mescoliamo il tutto. Alziamo la fiamma. Concentrato di pomodoro, triplo, poco poco. Adesso andiamo a fare la coleslaw, che è un'insalata praticamente di cavolo cappuccio, carote, cipollotto, erba cipollina. Andiamo a metterci dello yogurt, intero, mi raccomando, un pizzico di sale, un cucchiaino di senape, anche questo abbondante, del pepe bianco, maionese, tre bei cucchiaioni, andiamo a mischiare tutto. Ora andiamo a tagliare il cheddar. Oggi voglio fare un esperimento. Praticamente andremo a fare delle cipolle alla cannella caramellate e alla fine ci mettiamo dentro il cheddar. Ora pronti il nostro bel pullet. Praticamente l'ho marinato con della salsa senape, della salsa barbecue, e poi ci ho fatto il rub. Praticamente il risultato è questo: sembra carbonizzato ma è solo affumicato. Qui adesso lo andiamo a togliere dalla tarta. Non sono Wolverine, serve un per sfilacciare. Praticamente nel rub ci ho messo paprika dolce, forte, del peperoncino, degli aromi tipo cannella, noce moscata, senape in polvere, aglio in polvere, cipolle in polvere. Dopo ben 10 ore di cottura al barbecue, affumicato con dei legni di melo. Questo lavoro qua lo adoro. Ok, adesso andiamo a condire la carne con la nostra salsa barbecue. Worcester serve per ammorbidirla un pochettino. E mettiamo il peperoncino. E poi la nostra salsina. Burro. Olio. Cipolle. Ci mettiamo la cannella. Qua ho preparato un po' di paprika e ancora un po' di aglio in polvere. Sale. E ci mettiamo un po' di zucchero di canna. Un filo di salsa barbecue. E andiamo a sfumare. E il Dulcis in Findus
come bastoncini, cheddar. Ok, abbiamo tutto per comporre i nostri panini. Andiamo a metterli qua. Mettiamo prima di tutto la nostra insalata abbondante perché fa bene, poi ci mettiamo il nostro pullet, anche questo abbondante perché fa bene, e poi andiamo a finire con la nostra palla di cipolla caramellata e cheddar. Mentre mangio questo buonissimo panino, ricordatevi di iscrivervi al mio canale. Ciao ragazzi!